siamo, siamo in diretta, siamo in perfetto orario, visto? Sì. Siamo in perfetto orario. Non sai le lamentazioni per non essere andati in onda ieri? Sì. Anche a te saranno arrivati. Ma che è successo? Sì. Perché non siete andati in onda? Però guardate, abbiamo rimandato. Qualche volta abbiamo rimandato, secondo una valutazione corretta, in anteprima quello che è il piano sul trasporto pubblico locale che il professore Musmanno ci aveva anticipato. Grande, vai. Che ci aveva anticipato su questi studi 8 giorni fa e che questa mattina in conferenza stampa hanno illustrato lo stesso Musmanno e il presidente Oliveri. Quindi noi ne abbiamo parlato anticipato. Esattamente 8 giorni fa su questa che effettivamente Musmanno ha ragione. Infatti l'enfatizzazione che è stata data alla conferenza stampa questa mattina dal Presidente della Regione è assolutamente giusta e doverosa, di un piano che io non riesco a definire se andrà a compimento nei io termini. Io ho i miei dubbi. Perché è un'autentica rivoluzione, io questa davvero. Dubbi. Altro che rivoluzione nella sanità, nel mercato del lavoro. Io ho i miei dubbi. Però il professor Musmanno qua è stato molto chiaro. Ha detto io mi dimetto. Che ha detto? Io mi dimetto. Se ne va, ha detto, ritorna a fare il professore universitario. Visto? C'è anche chi ha il coraggio di dire quando le cose non vanno bene io lascio stare, se non riesco a portare a termine quello che è il mio progetto me ne vado. E soprattutto così. La cosa principale è quella del bacino unico regionale dei trasporti, questa l'azienda unica dei trasporti. Ora vai in consiglio regionale, bisogna vedere che cosa succede, è scomparsa un attimo l'immagine. No, adesso sono rientrato. Sei rientrato. La magia di Enzo. Senti, cambiamo argomento perché oggi parliamo di sanità. Tanto per cambiare. Sì, perché siamo sollecitati e noi dobbiamo affrontare gli argomenti che ci chiedono i nostri telespettatori. Soltanto i telespettatori, sembra che in Calabria non soltanto noi, tutti quanti parliamo tutti di sanità. Basta aprire i giornali, basta guardare. Ma secondo te è migliorata qualcosa? No, non è migliorato nulla. Anzi, per certi aspetti è peggiorato, se fosse possibile peggiorare una situazione già molto grave. Ma pensa un attimo a questi piccoli ospedali, no? Che hanno subito una specie di rivoluzione qualche tempo fa. No, attimo, non ne parliamo. Gli avevano promesso che sarebbero diventati piccoli gioielli, una sorta di casa della salute dove è tutto funzionante, tutto in regola, tutto preciso, tutto perfetto, e invece a distanza di quando? 2 anni forse. Il punto è il trasferimento del commissario in una sede di proprietà della regione. Una storia che va avanti da almeno 2 mesi, finalmente pare che ora il commissario... Ma è una cosa seria questa. E il suo ufficio, che sono in tutto 10 persone, dovete sapere, in tutto 10 persone, che si trovano ancora nei locali che la regione paga il fitto in via Buccarelli di Catanzaro, pare che hanno accettato di trasferirsi a Palazzo Alemanni, sede di proprietà della regione, per cui questi sono l'ultimo ufficio della regione che si trasferirà in un immobile di proprietà dell'ente regione. Senza pagare il fitto. Che è già una... Anche questa, insomma, una cosa... È una conquista questa. Una cosetta niente male, diciamo. Però poi, capito, il punto è che... Sì, ma la gente vuole i servizi. Quello. Cioè, tu puoi dire quello che vuoi, poi... Puoi fare tutte le proiezioni che vuoi, puoi immaginare tutte le cose che vuoi, ma alla fine stringi il servizio. Quando tu trovi 50-60 persone al pronto soccorso, gente che aspetta, con 4 medici che si fanno in 4, che non riescono a garantire, e tu parli di concorsi, poi li blocchi, poi li fermi, poi vai avanti, poi accede, poi non si capisce, poi vende l'ordine, ho capito, il punto è che resta per esempio... Un'altra chimera, un'altra cosa incomprensibile, questa storia del ricambio, del mini ricambio del turnover, delle assunzioni, sono state deliberate, si possono fare, non si possono fare, pare che l'ultima notizia sia quella di venerdì della scorsa settimana bloccate diciamo queste procedure concorsuali, perché sono state bloccate le procedure concorsuali, un altro Busillis e questa storia dei criteri, dei budget della sanità privata, insomma noi ci troviamo aggrovigliati da almeno marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, da 8 mesi
cioè da quando si è insediato il commissario Scura. Con gli stessi problemi. Con gli stessi problemi. Non è cambiato nulla. Tu mi hai fatto una domanda. Non è cambiato, no. Non è cambiato se nulla. È peggiorato e migliorato. Oggi i nostri telefoni li apriamo per chi vive la situazione legata ai piccoli ospedali, ai piccoli ospedali di montagna. Quindi abbiamo Acri, abbiamo Solovia Mannelli, abbiamo Serra San Bruno, abbiamo San Giovanni in Fiore. Quindi raccontateci che cosa vivete in queste realtà e qual è il vostro rapporto con questi ospedali. Vuoi precisare, perché abbiamo deciso e andremo avanti su questa strada, che i telefoni saranno sempre aperti. Sempre aperti. Sempre aperti. Chi viene e partecipa in questa trasmissione deve sapere che noi non rinunciamo al contributo dei nostri telespettatori, perché riteniamo fondamentale il loro contributo. Poi potranno fare domande più o meno, diciamo, calzanti, più o meno anche pertinenti al tema, però questo lo dico anche ai nostri due ospiti di oggi, che ovviamente ringrazio e che Attilio da ora andrà a presentare, perché ci sembra l'unico modo vero per poter dar voce ad un'opinione pubblica che altrimenti non ha voce. Ecco. Quello è il punto. Allora, li facciamo presentare da soli. Prego. Io sono Alessandro Siriani, sono il presidente del Comocal, Comitato dell'Ospedale di Montagna della Brescia. Invece qui abbiamo... Io sono Antonello Maida e sono il presidente del Comitato Prospedale del Reventino, del Soveria Mannelli. Cioè di Soveria Mannelli. Cominciamo da Soveria Mannelli. No, no, aspetta, cominciamo, facciamo una fotografia, un'istantanea. Volevo rispondere a noi, sì. Sì. Subito. Allora, ricorda un anno fa quando sono andato immediato, poi di turnover non se ne è parlato più. Sì, guardi la telecamera. Non se ne è parlato più di turnover. Sì. Ma io tra l'altro ho avuto pure un discorso abbastanza tipico con un subcommissario dell'epoca Scopelliti, perché sono andato incuriosito a vedere la manifestazione dei 5 Stelle a Catanzaro e ho visto che sul palco c'era Scappini. Sì, ha anche parlato. Parlato, c'era pure il generale Pezzi. Seduto fra il pubblico. Seduto dietro il palco. Io sono andato a parlare sia con Pezzi che con Scappini, e Scappini mi diceva che praticamente una delle più grandi manovre che lui non si sarebbe mai augurato era quella che nel 2014 a dicembre avevano raggiunto il pareggio di bilancio. Scappini ha detto che il 14 dicembre del 2014 si era raggiunto il pareggio di bilancio, per cui la Calabria per il 2015 poteva uscire dallo stato di commissariamento. Non è uscita dallo stato di commissariamento perché, secondo Scappini, la politica romana non voleva abdicare al ruolo di gestire la sanità calabrese e quindi non voleva dare questo mandato agli attori regionali. Che succede? Che dal bilancio toglie 30 milioni di euro che li ha fatti arrivare alla sanità pubblica, cioè all'Università di Catanzaro, e quell'ammanco di 30 milioni di euro non ha fatto in modo che non se ne finisse. E quindi praticamente da là si è iniziata la stagione di Scura, per cui secondo Scappini anche la figura di Scura era già prevista che doveva essere. Presidente, scusi un attimo, ma noi appena abbiamo... Non facciamo in tempo ad annunciare, ma è andato il numero di sorpresa, sì. Non l'ho mai visto. Sì, vai, puoi sentire. Pronto? Pronto, chiamo da San Giovanni in Fiore. Prego. Dica. Niente, io... Che dire, noi siamo il paese forse più disagiato rispetto ai due che ospitate nel vostro studio. Giovanni ha fatto delle grandi battaglie per l'ospedale. La sanità purtroppo... E volevo fare una domanda diretta a entrambi i giornalisti. Ma dove sono le colpe di Oliverio e dove sono le colpe di Scura? Ma su cosa in maniera specifica? Ci faccia una domanda un po' più precisa. Niente, è caduta la linea. Dove sono le colpe di Scura? Non so che ha detto in merito le colpe. Dove sono le colpe di Oliverio e dove sono le colpe di Scura? Credo il riferimento all'ospedale di montagna. Credo che sia una decisione che onestamente non si può caricare qui. A nessuno dei due. No, è stata la chiusura, qui. La chiusura dell'ospedale di montagna. La montagna la chiusura, diciamo, il dimensionamento era arrivato prima. Però il decreto, quello che veramente ha tagliato le gambe del Paese di Montagna, è il decreto 9 emanato da Scura il 4 di aprile di quest'anno, che poi sarebbe, come dire, ricalcherebbe l'articolo 18 del vecchio piano di Scopelliti. E che cosa prevede? Lo vogliamo... Allora, non chiusura e ridimensionamento. Sì. E tutto riguarda quale ospedale? Gli ospedali di montagna tutti.
Tutti. Quindi li vogliamo elencare. Nel decreto 9 ci sono delle situazioni che riguardano Foveria, San Giovanni in Fiore, Terra San Bruno e Acri. Per cui gli ospedali di montagna dovrebbero essere ridisegnati secondo un modello che li vede contestualizzati con 10 posti, 20 posti di medicina, 20 posti di lungodegenza, poi dai e quick target di chirurgia che si alternerebbero nelle varie discipline settimanalmente, un servizio oncologico. Ma tutto questo c'è oggi? No. La telefonata, sentiamo la telefonata, pronto? 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 Sì, il suo nome da dove ci chiama? Antonio da Cosenza. Prego. Io sono uno 048. Prego. Due anni fa dovevo recare il maggior manetto per fare la PET. 3-5 mesi di attesa. 3 giorni prima di fare l'esame vengo contattato, lei viene a fare la PET, se arriva il manetto alle 7:30, fatela via che non abbiamo il mezzo di contrasto. Il 7 di quest'anno, di questo mese, dovevo fare la PET. Ho cercato di contattarla, ecco, con Monti Appello, però non ho avuto risposta. Alle 13:30 vengo contattato da Germanetto, non venga che rotto il macchinario. Finalmente sono riuscito a fare la PET lunedì scorso, sempre a Germanetto. Però quello che non mi spiego io, evidentemente c'è qualche interesse di qualche politico, con il dottore, di un presidente della regione, che poi vediamo se è la colpa. La scoperta è Oliver, pare a me che ho fatto la senza della tariccia. Io vado a Napoli, telefono oggi che ne abbiamo 14, e Napoli 3 giorni mi fa la PET. Dopo 8 giorni mi manda il referto a casa pagando 5 euro. Perché io adesso giorno 22-23 devo andare a Catanzaro per me pigliare un referto? Ma insomma che siamo fatti, cioè voglio dire, siamo birille. Finché non si ne va la politica e finché non si piglia una decisione, su Benedetti Spitale, cavolo, che non può fare di Pignano, che non va a Pano, che non vuole aperta a cose, si inanni tutti i politici dentro la sanità, se non siamo rovinati. Io dal 6 febbraio 1978 ho fatto 3 chemioterapie, 3 interventi, però mi nevo di fuori, addirittura la Regione Calabria, il primo ricovero che io ho fatto a Roma, ha preso 250.000 lire. Cavano in tasca loro, si dessero una mossa, prima che alcuni si rompa, scusate, a polvere dei palli e le rompa le corna. Bene, vi chiedo scusa. Grazie all'intervento, grazie. È chiaro che... Se abbiamo la possibilità, telefonate con loro, ce ne saranno un centinaio, perché il punto vero è che questa situazione di cui stiamo discutendo, compreso l'ospedale di montagna, porta la gente ad andare fuori, o nel caso della PET, l'unica funzionante a questi livelli alterni, come ci diceva, no, perché un giorno dici che non manca il liquido di contrasto, un giorno dici che è rotta, è quella di Catanzaro, se funziona, altrimenti la gente è costretta è costretta ad andare fuori regione. Questo non so se è chiaro, a proposito degli interessi di cui si parlava prima, questo significa un interesse corposo, materiale molto forte. Sì, ma su questo si deve discutere, perché la gente che andava fuori regione, secondo il commissario Scura, è un esercizio che si può permettere. Se noi guardiamo la sentenza del Consiglio di Stato, quando è interessato tra Bisaccia e Praia a Mare, quando un commissario risponde e dice che a un'ora hanno pari, a un'ora hanno cosa, deve avere la tanta pazienza di dire a quelli di Reggio che a 10 minuti hanno Messina, quindi chiudiamo Reggio, tutti quanti andiamo a Messina. E certo, dall'altro lato c'è l'aggravamento però del deficit, perché questo provoca un aggravamento del deficit. Però, allora, prima ho spiegato che era ricondotto al pareggio di bilancio e che praticamente si poteva chiudere la fase commissariale, perché poi Scarpini ha spiegato che esiste una fase commissariale e una fase è un commissario, cioè è un piano di rientro. Non è che vanno all'unisono il commissario e il piano di rientro. Il piano di rientro può essere gestito da una condizione politica di economicità, quindi raggiungere il pareggio di bilancio, il commissario è un'altra cosa, è una figura che deve ristrutturare quello che è un sistema che evidentemente la politica non riesce a ristrutturare, perché il commissario viene mandato quando c'è una manchevolezza della politica. Questo è il segnale del commissariamento. E se il commissariamento è voluto, continua a essere voluto, evidentemente è perché non si chiude. Ma poi nasce un comitato addirittura, ma... no? Di difesa, di che cosa? Di ripristino delle funzioni originali, Soveria è un comitato che è nato praticamente nel 2007, quindi siamo a 8 anni
diciamo, di vita del comitato ed era nato come comitato di rivendicazione. Oggi è praticamente un organismo di informazione, cioè, perché il dramma, nel dramma della sanità attualmente è proprio questo, che c'è tanta disinformazione da parte delle persone principalmente. Mi scusi, che poi Sì. proseguiamo, perché lei poi dopo magari se mi dice Sì. perché è importante avere un ospedale a Soveria, questo mi deve dire. Pronto? 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 Mi Sì, sente? pronto. Sì, Da da dove dove? chiede? Io chiamo da Trebisaccia praticamente Prego. e volevo intervenire sulla sanità. Prego, prego. Allora, praticamente, come è possibile prenotare una gastroscopia alle ore 11 stamattina e dare per andare a farla il giorno 16 aprile su Trebisacce e verso il 16 marzo su Castroville, se era Quindi possibile. 16 aprile dove? 2016 a Trebisaccio, Oppure a maggio? oppure aprile, 16 aprile su Trebisaccio, a marzo su Castrovillari. O 6 mesi o 7 mesi, va, Sì, facciamola. esatto, benissimo. Allora, come siamo ridotti in Calabria con la sanità e sul lavoro, siamo al massimo, siamo stati dimenticati dal governo e dalla regione. Oliverio e Scuro fanno il gioco delle tre carte, litigano, vanno sulle feste del PD e Oliveri interviene, Scuro interviene in un'altra parte, si danno accuse a vicenda, ma il problema della sanità in Calabria non viene risolto, perché giustamente, come ricordavate prima, sono già quasi da parecchi mesi che il commissario Scura ed è sempre lì la situazione, anzi è peggiorata. Quindi è una vera schifezza, perché la Calabria cresce la metà della Grecia come situazione. Quindi figuriamoci un po' da questo punto di vista sulla sanità. Poi, se mi permettete, quando vedete l'assessore Roccisano al lavoro, ditegli di non venire in televisione a parlare di cose che non conosce, prorogati, derogati, non sa il bando della regione per fare i corsi, perché i corsi era stato dato dalla regione, che potevano intervenire coloro che avevano la mobilità fino al 31-12-2013, e l'assessore Roccisano non aveva capito niente, aveva preso degli impegni e ad oggi non sono stati mantenuti, presi da Guardi, Roccisano e da Oliverio, e sono 18 mesi che la gente non prende una lira. siamo assolutamente d'accordo con lei, ma è giusto, siccome il 20, il 22, il 21 sarà con 21. noi, il 21 sarà con noi, lei può telefonare e raccontare tutto quello che ci ha detto a noi, può ripeterlo, la presenza dell'assessore Roccisani. Perfetto, sarà un piacere. Grazie, grazie a lei, Prego. grazie, Guardate, noi, E che vuoi dire? da un lato, che poi sono la stessa faccia di un'unica medaglia, da un lato ci sono i trasferimenti fuori regione, dall'altro lato ci sono questi tempi di attesa. Ma tu mi spiegate a che cosa serve fare una gastroscopia dopo 7 mesi? Dopo 7 mesi, se c'è qualcosa, è già avanzata in maniera drammatica. Questo è il punto al quale tu mi facevi la provocazione iniziale. Il punto sono le risposte che non si danno. Tu Ma a avevi Soveria chiesto, funziona, perché è importante? perché Sì, l'ospedale è al di là del importante? comitato, che quello diciamo, sì, ne Perché è parliamo importante? dopo. Perché è importante un ospedale a Soveria Mannelli? L'ospedale a Soveria Mannelli è importante, e noi amiamo chiamarlo l'ospedale del Reventino, non a caso, perché serve un agglomerato di comuni della Presila che arrivano praticamente a quantificare circa 40.000 abitanti, quindi il bacino d'utenza c'è, ma Ma non può gravitare sulla Lamezia. soprattutto quello che non c'è è la viabilità, perché noi non dimentichiamo che gli ospedali di montagno hanno proprio questa prerogativa, cioè lo Stato non è stato in grado negli anni, ma da 40 anni a questa parte, di garantire un sistema di viabilità tale da garantire ai cittadini uno spostamento in tutte le condizioni climatiche. Quindi non sono delle dicerie quando a Soveria Mannelli e dintorni a volte raggiungere un centro abitato che è servito da un ospedale, sia un hub, uno SPOC, quindi nel caso di Lamezia uno SPOC o l'hub di Catanzaro, ci vuole più di un'ora. Ma in condizioni normali, con un'autovettura, no? Con un'autoambulanza e magari in situazioni di neve Però o di da grave Soveria a Lamezia pregiudizio. non ci vuole un'ora, però. E da Soveria Lamezia non ci vuole un'ora, però ci vogliono 45 Ci vuole minuti. un'ora per Cosenza, da Soveria a Mannelli. Più o Ecco, meno. no, guardi, se andiamo a considerare i tempi addirittura ce la giochiamo tra Cosenza e Lamezia Terme come tempi.
di percorrenza. Siamo lì? Siamo lì in quanto Cosenza è servita meglio da un punto di vista della viabilità. Perché e questo giustifica soprattutto... Però è mangia d'inverno lì, ecco, ma l'inverno non soltanto. Però non esiste neanche la medicina territoriale. Cioè che loro hanno paventato di voler fare in tutti questi anni e che poi non è stata mai realizzata. Allora non si è realizzata la medicina territoriale, quindi non si è servito all'utenza a livello quotidiano, a livello di diagnostica, a livello anche di prevenzione, di tutte quelle che possono essere le patologie che afferiscono le popolazioni che vivono in montagna. Non dimentichiamo che in montagna alcune patologie croniche vengono naturalmente ad essere amplificate proprio per gli effetti della mancanza dello iodio e del mare. Per esempio, i dializzati come fanno? Dializzati, allora a Soveria esiste il punto dialisi, esiste e serve attualmente 8 unità. Si era pensato ad un suridimensionamento a 4 unità. Ed è un problema serio, perché un dializzato che sta 3 ore attaccato ad un macchinario, se deve sobbarcarsi anche un'ora, un'ora e mezza, 2 ore di viaggio, lei capisce che diventa un inferno la sua vita. Ma ora è funzionante questo servizio? Il servizio sì, in questo momento è funzionante. In tutti gli ospedali di montagna? In tutti gli ospedali. Ah, beh, questo è stato garantito. Questo è un servizio questo è stato garantito. Scherzi. E con gli 8 posti, diciamo, sì, si copre? Sempre, sì. Diciamo. Con i 4 no. Con i 4 no, con quelli attuali con gli attuali sì. E questo noi l'abbiamo fatto presente, perché il piano purtroppo di rivisitazione prevede che siano portate a 4 le unità. Ti convince questa idea al perché dell'ospedale di Soveria o no, Filippo? Sì, a me mi convince, io non sono perché poi ci si batta in maniera, come dire, feroce per l'ospedale nel proprio territorio, perché credo che il punto non sia questo, il punto è che questo ospedale, per questo ho fatto quel tipo di domanda, se quegli ospedali sono in grado di dare un minimo di risposta. Allora, attualmente no, ovviamente. Su questo vorrei essere preciso, perché sì. Ci ascoltano tantissime persone, la maggior parte che vivono in città e quindi potrebbero non capire il problema. Noi non siamo qua per difendere un ospedale e fare campanilismo per gli ospedali di montagna, non è perfetto, questo perfetto. Il discorso, che sia chiaro, perché gli ospedali perfetto. Di montagna attualmente non esistono, perché gli ospedali, se uno va su un qualsiasi vocabolario, trova che sono dei posti per ricoveri per acuti. Allora, se questa è la classificazione di un ospedale, questi sono ospedali per modo di dire o per definizione astratta, nel senso che hanno Soveria 10 posti di medicina, lo Stato, Serra San Bruno ne ha altri 10, Acri ne ha 20, siamo sul limite minimo di una sostenibilità per essere chiamati tali. Noi avanziamo delle richieste molto precise, che sono quelle di potenziare i servizi ambulatoriali giornalieri. Noi avevamo reparti per acuti, avevamo chirurgia, avevamo punti nascita, avevamo ortopedie e si operava nel migliore dei modi. Lasciamo stare adesso i vecchi fasti, quello che è stato, perché ognuno dirà che il suo ospedale è stato un'eccellenza per questo, per quello, punto. Lasciamo stare, siamo in una situazione commissariale e ce la vediamo con questa situazione. Al momento gli ospedali di montagna chiedono degli ambulatori, almeno in H8, in H12, che possano dare le risposte primarie. Poi quando arriva la patologia, ognuno di noi è cosciente che deve andare nel labbo, nello spocco, che deve essere organizzato per curare questo tipo di patologie. Però se una persona ha un trauma, io voglio che negli ospedali di montagna trovi un ortopedico che gli faccia una prima diagnosi e gli dica lo possiamo ingessare qua, lo possiamo steccare qua, lo possiamo oppure stabilizzare no. qua, oppure lo mandiamo a Cosenza, lo mandiamo a Catanzaro, lo mandiamo a Reggio, dove è logico che sia, dove è logico che sia, ma io vorrei mi capire, mi perdoni, un pronto soccorso in un ospedale di montagna lo deve avere la consulenza chirurgica con un chirurgo, un ortopedico, un ginecologo che stiano là almeno H8, 8, 14 ogni giorno che ci siano per un'emergenza di questo tipo. Cioè, oppure i pronto soccorso devono stare con dei medici che sono un po' più di un gabinetto di un medico di base. Ma c'è il pronto soccorso? Ma c'è il pronto soccorso che ci sia un medico di pronto soccorso e poi c'è la mattina se arriva qualcuno con un problema cardiologico, Dio vuole che c'è ancora il servizio di cardiologia, un ambulatorio scende la dottoressa, ma il pomeriggio la dottoressa non c'è, se gli piglia un infarto la consulenza cardiologica non ce l'ha. La mattina va bene ammalarsi, il pomeriggio. Ma questo è il discorso. Allora che vogliamo noi? La stessa cosa negli altri ospedali? Ma io sto parlando per tutte, io rappresento i quattro ospedali versano nelle stesse identiche condizioni. Non hanno nessuno. Serra, Soveria, San Giovanni Rapido, non hanno. Non c'è la consulenza cardiologica. Ma non ce l'hanno nemmeno la mattina. Perché a Soveria magari la cardiologia non c'era, ad Acre c'era tradizionalmente
la psicoterapia, la psichiatria, in un'altra parte c'era un altro tipo di ambulatorio che è rimasto, ma non c'è una logica, non c'è una logica di uniformità nei quattro ospedali. Questi quattro ospedali avrebbero bisogno di un pronto soccorso con l'osservazione breve intensiva, due posti letto, avrebbero bisogno delle consulenze chirurgiche, ortopediche e ginecologiche la mattina, e poi avrebbero bisogno di ambulatori. Cioè, io, se io le faccio questa domanda, in un comprensorio di montagna di 40.000 abitanti, mediamente sono questi gli abitanti che ricadono negli ospedali montani, poi c'è Agres e Giovanni Fiore che sono centri più grossi, arrivano anche a 50-60.000 abitanti, ma è normale che una signora che ha un bimbo piccolo debba andare da Acri a Cosenza o da Acri o da Soveria Mandelli a Catanzaro a Nicastro per vedere canna, per tosse? È normale che ci sia un ambulatorio con un pediatra in questi ospedali? Non sto parlando di posti per acuti, non sto parlando di reparto, sto parlando di una stanza fisicamente impostata con un pediatra, che una signora ci porta il bambino e gli dia una prima risposta, dopodiché se deve essere curato nell'ospedale dove ci sono le strutture e dove c'è la strumentazione che può esigere una patologia di quel tipo, è chiaro che uno se va in un'altra parte. Dovrebbe funzionare la medicina sul territorio, se non è ma non è nemmeno messo in atto il decreto 9 di Scura. Scura ha fatto un decreto, il decreto numero 9. Decreto 9. Ti ho spiegato prima. Andiamo dopo la pubblicità, diciamo. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, torniamo un attimo a... pause pubblicitarie. No, ma adesso ce la racconta, ci racconta che cosa c'è. Il decreto, il famoso decreto 9. Il decreto 9 non è stato attuato nulla del decreto. Quindi 9. Sostanzialmente però, non è mai applicato. Però so quasi potrebbe entrare nella narrativa giornalistica. E perché vi spiego perché nella narrativa non giornalistica. Non è applicato. No, ma andiamo nella narrativa giornalistica. L'altro giorno escono gli articoli sulla Gazzetta del Sud, sui maggiori quotidiani regionali, dove si parla che ad Acre, a San Giovanni in Fiore, dal 1° novembre verranno aperte le sale operatori e quindi si andrà avanti con la chirurgia elettiva di Indaie Quick Surgery, così come previsto nel decreto 9. Io parlo con i miei omologhi dei comitati di Acre e di San Giovanni in Fiore e gli dico: ragazzi, ma che succede? Vi aprono la chirurgia? A Soveria, a Serra ancora non li aprono. No, ma che dicono? Sono solo notizie giornalistiche. Non hanno, noi non vediamo niente di serio, niente di concreto, però il sindaco di Acre, Tenuta, ha fatto pubblicamente una dichiarazione dove ringrazia Capalbo, Magorno e Oliverio per l'interessamento affinché i 1° novembre aprano le chirurgie. Io mi auguro ad Acre, per Acre e per San Giovanni in Fiore, che glieli aprano le chirurgie i 1° novembre. Ma hai sentito di no? E che quindi io temo di no. Poi mi invitate qua i 1° novembre, vediamo se l'hanno aperto. Gli amici di Acre e di San Giovanni in Fiore mi dicono che non hanno visto nulla ancora in merito, però un sindaco che fa una dichiarazione di questa ringrazia addirittura Capalbo, Magorno e Oliverio per l'interessamento, perché si aprono le cose. Se Oliverio, Magorno e Capalbo si sono interessati per gli ospedali di Acre e di San Giovanni in Fiore, ricordo che Soveria Mannelli e Serra San Bruno sono ospedali di montagna che hanno lo stesso decreto, deve essere attuativo anche per Soveria e Serra San Bruno, che quindi i tre attori istituzionali si occupano anche degli altri ospedali dove... Torniamo a Soveria, torniamo a questa storia della radiologia. A Soveria, noi sì, abbiamo detto in largo anticipo, eravamo dovuto sapere che il dottor De Santis, il medico che era l'unico radiologo di Soveria, andava in pensione. Abbiamo detto ai referenti amministrativi, ai referenti istituzionali e anche ai responsabili dell'ASP, guardate che succederà, se ne andrà in pensione il dottor De Santis, prodigatevi affinché trovate una sostituzione, anche, non dico quotidiana, ma due giorni a settimana, tre giorni a settimana, mandate un radio. Ci accontentiamo di poco, diciamo. Ci accontentiamo di poco, perché sappiamo che siamo in questa situazione, però poi a Reggio, nell'ASP di Reggio, che voglio divagare, tu sai che ci sono 394 milioni di disavanzo e che le fatture li pagano due volte. Lo sapete, sì, no? Quello che succede, noi dobbiamo stringere per fare fronte anche a queste cose, di cui non vedo che nessuno se ne occupi in modo serio. Ma andiamo avanti con la radiologia. Andiamo avanti con la radiologia di Soveria. La radiologia di Soveria dice:
premunitevi perché se ne va via il radiologo. Il radiologo oggi sono 59 giorni che non c'è assoveria e non è sostituito. La radiologia sono 59 giorni che non funziona. Nonostante è stato nominato da una quindicina di giorni un responsabile che è un medico di Lamezia, di per Soveria e per Lamezia, noi non abbiamo visto il radiologo. Cioè non è venuto il radiologo? No, ma abbiamo avuto anche contatti con il commissario, il dottore Perri, che si è dimostrato una persona... una persona che ha dialogato con noi, una persona che vabbè, ma al di là del dialogo, al dialogo però lo Stato non ha mandato. E come funziona quindi se uno insomma c'ha un trauma e deve fare? Allora, se uno c'ha un trauma arriva al pronto soccorso, gli fanno la lastra dei tecnici, perché ci sono, ovviamente non possono fare ecografie perché quelle sono competenze del medico. E neanche la lettura possono fare. L'ecografia non la possono fare, quindi che non possono refettare. Fanno lastra e tac, che vengono mandate a Nicastro con la telemedicina. Io so. Perché come Pasolini diceva, io so perché sono un intellettuale, io non lo sono un intellettuale perché lo so, però so che me lo dicono gli altri medici operatori dell'ospedale, che molte volte la telemedicina non è così immediata, non è quella perfezione. Quindi il referto arriva dopo ore? Anche, succede che arriva anche dopo ore. E se c'è bisogno di intervenire urgentemente? Si trasferisce il malato. Lo spieghi lei. Trasferisce il malato. Sì. Sì. L'autoambulanza ha fatto 300.000 km in 2 anni. È già da buttare. Quante ambulanze ci sono? Una sola. 380 km in 2 anni? In 2 anni di funzionamento, sì. L'ho inaugurata io così scherzosamente. Con pronto? Pronto? No, non c'era. Era un falso allarme. No, aspetta, questa storia è una sola ambulanza. Sì, c'è stata promessa anche quella con la... È medicalizzata questa che c'è o no? Sì, è medicalizzata, però l'unica cosa che c'è stata promessa da tanto tempo è quella con la rianimazione all'interno, cosa che ancora non è avvenuta, non è stata consegnata la macchina. Ma è stata promessa da poco, insomma, è una questione di giorni. C'era ancora il direttore Mancuso, quindi sono stato un paio d'anni. E vabbè, il tempo di ordinarla ci vuole, no? Certo. Che arrivi, lo devono allestire. Ma mi scusi un attimo. Era stata prevista anche un attacco multislide per Soveria, che ho parlato anche con gente che sta nelle... Ma scusate, ma tutte queste promesse, se non ci sono i medici, se non ci sono, c'è, non c'è più il reparto, ma... Allora, i medici qua dobbiamo capire perché non ci sono, perché quando poi l'Agenas, no, fa un consuntivo di quelle che sono le situazioni oggettivamente dei medici in Calabria e dice che i medici non esistono perché sono imboscati in attività non cliniche, perché se non fossero imboscati in attività non cliniche sarebbero sufficienti a programmare tutta la sanità calabrese, io voglio capire perché quelli che sono imboscati non c'è un'autorità che va a vedere. Ma mi chiedo scusa, ma la medicina... L'ha detto l'Agenas, non l'ha detto nessuno. Ma dico, mi chiedo scusa, ma la medicina al territorio dovrebbe sopperire a questa, a questo depauperamento dell'ospedale? Ma sicuramente, no? Ma quando Alessandro parla dei cosiddetti imboscamenti, dovrebbero essere quelle figure mediche dedicate alla medicina territoriale. Ma io, come le dicevo prima, noi a Soveri Mannelli e dintorni non abbiamo il minimo sentore di medicina territoriale, non esiste. Non esiste proprio neanche a livello organizzativo. Non c'è un punto, c'è l'ospedale basso, diciamo. Appunto, l'ospedale, dove dentro c'è contestualizzata anche la SAUBU, che viene viene pure l'urologo, viene un otorino, viene un oculista una volta a settimana, ma sono figure che comunque riescono a dare delle risposte. Il problema è, e lo ripeto, che gli ospedali di montagna, oltre al decreto 9, il decreto 9 si deve integrare nelle esigenze che quei territori hanno. Se quei territori hanno l'esigenza di avere un ambulatorio pediatrico, di avere un ambulatorio cardiologico, il decreto 9 deve incastonarsi in questo ragionamento, non deve essere l'esclusiva che poi toglie tutto, perché stiamo parlando di ospedale, ma lo ripeto, è un termine improprio, perché ormai sono delle strutture dove ci sono più che altro ambulatori in H8 ed quanti è quello che i cittadini chiedono. Potenzialmente, quanti? Soveria, quanti posti letto ha? Attualmente ha 10 posti letto perché sono... Ma potenzialmente quanti ne può ospitare? Diciamo, la struttura ne aveva 120. 120. Fino a 7 anni fa. 120 però attualmente aveva diciamo 10. Gli altri ospedali, Acre, San Giovanni e Serra? Chi ce n'ha 20 posti letto di medicina e chi ce n'ha 10? Cioè, si dipende dai medici che ci stanno a disposizione. Se ci sono medici che possono fare le turnazioni e amplificare la possibilità di gestire 20 posti letto, ne hanno 20. Se non ci sono medici, ne hanno 10. Ma San Giovanni dipende in solo da è questo. È messa meglio San Giovanni in Fiore? No, sono più o meno tutti e quattro nella stessa situazione.
navigano tutte e quattro con le stesse similitudini. L'ho spiegato, ci sono ospedali che hanno delle caratterizzazioni, tipo a Superia c'è la pediatria, ad Acri non c'è, ad Acri c'è la psichiatria, a Superia non c'è, perché storicamente sono rimasti questi reparti. Poi, per non parlare di Acri, che addirittura era stata, si era pensata una strategia per salvarlo contestualizzandolo con lo spocco di Castroviller, e poi invece questo qui è decaduto, addirittura Acri ci ha pure perso, perché tutta la strumentazione che aveva è stata portata a Castroviller e non è stata tornata indietro. Meraviglioso. C'è quella serie bastonati due volte, possiamo dire. Sì. Beh, sentitemi, ma le popolazioni a questa domanda inevasa sostanzialmente di sanità, allora, che cosa ho capito, materialmente... ho capito la domanda e ho già la risposta. C'è un paradosso in Calabria, no? Abbiamo, siamo la seconda regione in Italia dopo la Lombardia per accreditamento per la sanità privata. Col 22% di strutture, col 37% di posti letto, dopo la Lombardia. È anomalo questo discorso, no? È anomalo che ci sia in una situazione, in una regione che non riesce a dare risposta, che c'è una forte migrazione sanitaria, come avvenga una cosa di questo tipo. Questo può avvenire in Lombardia, dove c'è una sanità comunque creata con certi criteri, poi tu ti fai pure l'accreditamento sanitario e si capisce che là ci può essere. Le persone che fanno? Se ne vanno negli studi privati, cioè quando la salute non si può derogare, non si può derogare alla salute. Quando una persona va in un ospedale e gli dicono ci vogliono 8 mesi per avere una prestazione di una ecografia e quello non può aspettare 8 mesi, se ne va dal privato. Questo è il discorso. La diatriba che c'è tra l'AIOP, l'Associazione della Sanità Privata e la politica, nasce anche da questo, perché si discute di, quando si parla di sanità ormai sui giornali, il problema è l'accreditamento col privato. E là non ci sono altri tipi di... Io non vedo mai che si apre un titolo che parla del merito di strumentazione, qua non funziona questo, non funziona quello, sì, ormai il problema è solamente... Ma secondo lei i LEA non sono garantiti? Come? I LEA non sono garantiti? No, a Soveria, negli ospedali di montagna no, come fanno a essere garantiti? Ma mi scusi, il punto qual è? Il punto è se questa richiesta viene evasa. Se viene evasa anche da un privato che si intreccia col pubblico, forse sarebbe l'ideale, però lei mi sta dicendo che non è così. Ma non ci sono i numeri per poter sostenere... Oltre che non ci sono i numeri, c'è un discorso anche di territorio. Voi non dobbiamo pensare che siamo tutti giovani e forti. Ci sono delle persone, delle categorie di persone che hanno delle impossibilità, come dire, fisiche, di età, di economiche, di spostarsi. Cioè io non è che non voglio l'ospedale sotto casa, io voglio quel minimo sotto casa che deve essere garantito. Guardate, giorno 17 ottobre a Locri ci sarà una grossa manifestazione e l'ha indetta con una grande rabbia Monsignor Oliva, che è il vescovo di Locri, dove ha chiamato a raccolta tutti, sprezzando anche i sindaci e tutti gli attori istituzionali, spiegandogli che siamo arrivati in un punto dove ci stanno prendendo per i fondelli e dove ci stanno toccando anche quel minimo che non deve essere toccato. Ha pregato tutti affinché vadano in questa manifestazione, perché dovranno gridare la loro esasperazione. Ha detto venite anche se piove, perché dobbiamo dimostrare che siamo in tanti. Ha chiamato i sindaci uno per uno e gli ha detto che devono difendere quel minimo che è rimasto nell'ospedale di Locri, perché c'è immigrazione, emigrazione sanitaria, emigrazione sociale, emigrazione per lavoro, quei territori sono abbandonati, non ci sono industrie, non c'è turismo, non c'è nulla. Questo è il problema. Ci vogliono portare nella sanità privata come in America, ma in America però l'imposizione fiscale è al 18%, sia nel pubblico che nel privato. In Italia l'imposizione fiscale nel privato raggiunge quasi il 57% e nel pubblico è al 51%. Non possono creare un criterio di sanità con una formula assicurativa. Ancora non siamo maturi per fare una cosa però di questo tipo. Però la sanità italiana è una delle migliori del mondo. Ma è una delle migliori del mondo, perché ci sono professionisti che comunque fanno in modo ma che anche sia come delle sistema, del mondo. Come sistema, come sistema è sempre garantito. Se, è il sempre privato, garantito. Se noi parliamo di un privato accreditato, tutto sommato, se è accreditato... Pubblico. Consenso, voglio dire, ma io non sono contro il privato, io sono un liberale. Io sono liberale ideologicamente. Però lei mi dice non è un privato che è accreditato. I privati che... siano accreditati. Io sono stato in strutture private di Cosenza, personalmente ho trovato un'assistenza invidiabile, in alcuni casi mi sono quasi sentito in Svizzera. Però il discorso è un altro. Ci sono dei territori marginali che hanno problemi oggettivamente. Quelli di cui discutiamo oggi. Possiamo. Allora chi ce la va a fare una struttura privata in questi territori? Non ha interesse nessuno, perché la sanità è fatta di numeri.
è fatta di numeri, stanno chiudendo la terapia intensiva neonatale a Lamezia, 80.000 abitanti con un compressore di 140.000 abitanti, vogliono chiudere la terapia intensiva neonatale, questo è il preludio alla chiusura del punto nascita, vogliono fare un punto nascita a Germaneto, perché se a Germaneto riescono a fare il pronto soccorso e riescono a creare quell'ospedale regionale che diventa un flusso di interesse regionale, che succede? Succede che per funzionare un ospedale di quel tipo, secondo il DRG, deve avere un bacino di 450.000 abitanti. E per avere 450.000 abitanti il Lamezino lo devono portare paro paro là. E quindi l'ospedale di Lamezia, se voi guardate negli ultimi 10 anni cosa ha perso, è stato quasi vituperato. Cioè, ma non se è che... si fa a Germaneto un ospedale di 750 posti letto, sì. Di questo si parla? Sì, di questo si parla. Germaneto è, diciamo, è equidistante da Lamezia, tutto sommato. Ma la Lamezia posso pure capire che c'è un quarto d'ora, ma io che difendo gli interessi degli ospedali di montagna, voglio capire io a Germaneto come ci arrivo. Io per arrivare a Germaneto, la superia, ci metto un'ora. È lo stesso problema di arrivare a Cosenza. Devi avere l'auto di proprietà, non ci deve essere il ghiaccio, non deve aver nevicato. I trasporti non ci devono l'ambulanza funzionare. Ormai con queste piogge 2 anni fa siamo stati che con Flenti, Scigliano è ancora isolato, con una frana che sono 2 anni e non se ne parla di metterla a posto. Con Flenti è stato isolato per mesi. Cioè non è solo il ghiaccio, è che praticamente queste condizioni meteorologiche nuove, con questi aspetti nuovi, con queste bombe d'acqua, creano delle frane sulle strade, per cui anche a Marcellinara non si camminava perché l'hanno gettata la strada e hanno fatto lo svincolo da Pratora, ma io non è che posso sapere che stare in una situazione in cui devo sperare. Però che gli ospedali di montagna siano ottimali. Non sono gli unici a soffrire di questa riorganizzazione tra virgolette, perché anche i cittadini di Praia Mare, così come i cittadini di Trebisacce, così come non c'è la stessa viabilità, però non c'è sì, la stessa. Ho capito, però i problemi sono gli stessi. I problemi sono gli stessi. La gente deve andare in Basilicata. Sì, io che sono il responsabile degli ospedali di montagna, sono intervenuto a favore dell'ospedale di Praia Mare e dell'ospedale di Trebisacce. Cioè, perché secondo me sono ospedali di frontiera e tu, siccome la sanità è gestita in modo, come dire, con un aspetto aziendale, tu devi accaparrarti le simpatie delle regioni vicine, devi portare quell'utenza nella tua utenza. Io ho sentito, invece questo non succede. Il famoso intervento del commissario Scura a Trebisacce, quando poi è successo un po' dei quattro gatti. Situazione. E a un certo punto il commissario ha detto vabbè, se c'è la possibilità andate a Policoro, spostate a Policoro, qual è il problema? Fuori regione. Qual è il problema? Con i soldi nostri? La Basilicata non ha un piano strategico sanitario pensare a quello che si sta organizzando, però si sta organizzando. Ma anche la Puglia lui parla di cose di cui non potrebbe parlare. Mica la Basilicata, sulla carta mica la Basilicata è organizzata per rispondere anche ai cittadini di Trebisacce dell'Alto Ionio. Né è tenuta a farlo. Filippo, è tenuta a farlo il privato. Scusa, tu vai a togliere soldi alla sanità calabrese. Oltre a questo, anche se di pochi chilometri è immigrazione. Allora, io vi voglio chiedere, attualmente, partiamo da giù. Adesso sentiamo anche i nostri telespettatori. C'è la telefonata? No, adesso possiamo possiamo ritornare con le telefonate. Dove vanno? A Vibo? No. Che cosa? In assenza di risposte a Serra San Bruno. Dove va l'utenza? A Vibo. A Vibo. Soveria Mannella abbiamo detto Catanzaro. Soveria è qui distante, dalla Mezia, da Cosenza e da Catanzaro. Perfetto. Acre? Acri deve scendere a Cosenza. O va a Castrovilla, ma ovviamente scendono. San Giovanni in Fiore, o Cosenza o Crotone. O Crotone. Questa è la questa cosa. È la musica. A Via Crucis di queste cittadinanze. Ma questi cittadini ci andranno pure dove devono andare. Il problema lo spiego, che devono avere quei servizi minimi negli ospedali. Questo è chiaro. Cioè questo mi sia chiaro. Ci vogliono le risposte alle emergenze, dopodiché uno decide di andare a Cosenza. Non è soltanto un problema di emergenza, perché altrimenti tanti discorsi non si giustificherebbero. Qui il problema è anche una medicina quotidiana, una medicina di prevenzione, una medicina che permette di evitare tanti costi, perché con l'aggravio delle malattie, soprattutto quelle cronicizzanti, potrebbe darsi con qualcosa che si risolve con poco, poi viene a costare tanto al sistema. Se vogliamo fare proprio un discorso prettamente economico, non è conveniente questo tipo di politica, perché i commissari sono stati messi lì
non per garantire un buon servizio, non per garantire la sanità, ma per ridurre i costi. L'unica preoccupazione di Scura è garantire una riduzione dei costi, non ha nessun altro tipo di interesse. L'intervento di Scura e del governo è quello. Ovviamente il commissario Scura noi lo stiamo sollecitando da tempo, ma non riusciamo a trovare. Ma parla solo con un giornale. Vabbè, ma non riusciamo a. Vabbè, a un fronte comunque tutti sono contro Scura, cioè ormai è un fronte comune contro il commissario, delle parti sociali, della politica. Ma quando c'è stato, scusi, quando è venuto in Calabria il ministro Lorenzini, avete avuto modo voi di scambiare qualche battuta? Noi abbiamo chiesto un intervento a Scura con posta certificata per parlare di questi problemi e lui ci ha risposto dicendo che aveva già parlato con i sindaci di questo problema e che sarebbe stato inutile di ripetere le stesse cose. Ma poi fondamentalmente noi, guardi, non è che ce l'abbiamo con Scura o con i commissari, è l'impostazione, la logica stessa dei commissari che non va bene, perché non permettono di fare alcun tipo di programmazione, quello che dovrebbe fare la politica. Quindi non si riesce a capire veramente perché Oliverio sia stato così estromesso dal problema. E se Oliverio fondamentalmente non ringrazia il cielo di questa estromissione. Il problema è che non si hanno risposte. Quello che noi vediamo che quotidianamente è, non c'è organizzazione, ma non c'è organizzazione elementare. E questo preoccupa tantissimo perché poi le prospettive per il futuro non si creano. Non c'è nient'altro da aggiungere. Però i cittadini non reagiscono, non si fanno sentire, cioè voglio dire, poi alla fine. Non è vero, noi abbiamo organizzato una manifestazione a Soveria Mannelli per chiamare la cittadinanza per parlare dei problemi dell'ospedale, se ne sono presentate 3.000 persone davanti all'ospedale, ad Acre se ne sono state presentate più di 5.000, a Serra San Bruno 5.000, questo vuol dire che la gente il problema lo sente. Sì, non è vero, cioè la gente poi dopo reagisce, io ho fatto una domanda, nell'immediato la gente reagisce, poi dopodiché a un certo punto appunto, dopo che tu non hai risposte poi... Mica può fare una manifestazione al giorno, anche il comitato per esempio, no? Dal 2007. Sì, dal 2007. Il comitato di Soveria Mannelli, sì, è dal 2007. Siete riusciti a vincere qualche battaglia? Ma guardi, noi credo siamo stati una diga. Siamo stati una diga dal disfattismo totale. Perché bene o male noi abbiamo attenzionato le persone. Oggi nell'opinione pubblica si creano anche delle forme di disinteresse, delle forme, questa delega permanente che viene data alla politica, che poi la politica ovviamente non trova su tanti campi la risposta. Per cui la percezione delle persone, del problema, la si ha solo nel momento in cui c'è il bisogno ospedaliero, c'è il bisogno, allora vedi la sensibilizzazione delle persone. Noi abbiamo dato una risposta a questo e soprattutto abbiamo attenzionato la politica quotidianamente, costantemente, su quelle che comunque erano delle dismissioni che erano state decise e che piano piano sono state portate avanti negli anni. Se non ci fosse stato il comitato, io sono sicurissimo, che Soveria Mannelli a questo punto probabilmente non staremmo più a parlare di una struttura. Ma Filippo, scusami, ma puoi aspettare 6, 7 mesi, 8 mesi, 10 mesi per una... Ma non puoi aspettare, perché tutte evidenze che poi appunto ti rivolgi ad altri, ti rivolgi alle strutture private, oppure se hai la possibilità vai fuori regione, ti metti su una macchina, su un treno, su un aereo e vai, quello è il punto di sostanza, questo significa una drammatizzazione. Cioè io vorrei capire questa storia, cioè 400 milioni di disavanzo all'ASP di Reggio per il fatto che tutti conosciamo e poi praticamente non abbiamo i soldi per mandare un radiologo a Soveria. O non abbiamo un cardiologo ad Acre, cioè a me mi sembra un'assurdità questa qua, perché non stiamo parlando di reparti per acuti, non stiamo parlando di strutture complesse, parliamo di ambulatori. Medicina territoriale. Cioè medicina territoriale, cioè che si fa negli ospedali dove hanno tolto i reparti per acuti, abdichiamo a questo a favore di una medicina di primo impatto, di primo livello. Poi dopo andiamo negli hub, negli spoc, andiamo a Bethesda, andiamo dove vogliamo. Però ma il sindaco, l'amministrazione come si sono fatte sentire? Si sono fatte sentire, hanno fatto un piano con l'azienda, per esempio a Soveria hanno fatto un piano con l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, dove hanno ipotizzato quello che potrebbe essere l'ospedale. Ce l'hanno fatto vedere anche a noi come comitato, l'abbiamo appoggiato anche noi. E il direttore, il commissario Perri è andato da Scura e gli ha detto guardate, per Soveria abbiamo pensato questo. Perri ci ha detto che Scura ha accolto bene questo progettino che gli hanno mandato, però allo Stato non è messo in campo nulla. Questo risaliva a quando, scusi? Un mese fa. Ho capito, quindi i tempi diciamo
insomma, dati i tempi sono abbastanza brevi, quindi potrebbe arrivare una risposta, diciamo, abbastanza breve. Sì, però anche il commissario, ci ha detto più volte che il radiologo arrivava e non arriva mai. Oggi sono 59 giorni, tra poco sono due mesi. Ma che può fare, scusate, il commissario sarebbe Perri. Ma che può fare lui di fronte a può delle... Può distaccare qualcuno dalla mezza. Non lo può fare. Ci ha detto che è stato autorizzato dalla struttura commissariale un radiologo per sopperire. Ma se non ci vuole e che i problemi erano nel se nessuno vuole nei meandri burocratici. Gli ordini di servizio da Soveria Mannelli spostarsi nelle altre strutture sono partite. Con immediatezza il personale di Soveria Mannelli ha preso... Cioè quanti medici si sono spostati? Medici, infermieri, negli anni tanti. Recentemente quelli della radiologia, che ovviamente è orfana del medico, sono stati chiamati a turno per andare a sopperire i turni della mezza. Ci può pure stare. Fanno ordine di servizio. C'è un reparto che non funziona al 100%, è normale che c'è un'integrazione con un'altra struttura. Però io voglio mandare il medico a soperia, e allora quei tecnici faranno il loro lavoro a soperia, non devono andare a fare la mezza. Va bene. Sì, ma gli ospedali di montagna sono così combinati, come abbiamo ascoltato, ma non va meglio però negli altri ospedali? Beh, questo è un aggravante. Cioè, voglio dire, non è che va lo stavo dicendo, a Necastro rischiano di perdere il punto nascita. Ma questa è anche a Cosenza ci sono pochi medici che devono far fronte a tutto, pochi infermieri. Sì, però torniamo indietro, Lorenzin un anno fa, a ridosso delle elezioni regionali, aveva parlato che lo sblocco del turnover sarebbe stata una cosa di 20 giorni. È una questione di giorni. 600 dispari unità, non mi ricordo. Dopodiché il commissario che hanno mandato Lorenzin e il governo invece... questa situazione non l'ha sbloccato. Dato di fatto è questo, situazione non sbloccata, e quindi Filippo come con un aggravio di lavoro per coloro i quali operano nelle strutture pubbliche, medici, paramedici e infermieri, e con una situazione non soltanto negli ospedali di montagna ma anche negli ospedali cosiddetti periferici, se alla mezza può essere definito un ospedale periferico, insomma, ma non credo proprio, che è assolutamente drammatico. E come se ne esce? Non lo so. Ma torniamo al discorso di prima. Se uno come Scaffidi, che è stato un subcommissario, che ha avuto le mani in quella che è la gestione della situazione commissariale in Calabria, dice che il pareggio di bilancio per il 14 entro... E adesso lo chiamiamo Scaffidi, lo chiamiamo in diretta, vediamo 2014. Se riusciamo a beccare. Ma non ci può essere, perché se tu ragioni così è di tutta evidenza che chi è stato mandato, parliamoci chiaro, gli interessi attorno alla sanità sono interessi pesanti. Usciamo fuori, anzi è in corso una delle cose che non riguarda la Calabria ma la civilissima Lombardia, in cui è stato arrestato il vicepresidente della regione con sospetti al momento, che riguardano intrecci col mondo della sanità. Quindi mica stiamo parlando, figuratevi quali sono gli interessi concreti di cui stiamo parlando, legati alla farmaceutica, legati ai ricoveri, legata all'intreccio col privato. Le procure devono occuparsi di questo. Ma noi non possiamo sempre affidare le cose alle procure. Ma uno che si rivolge, c'è stato il problema del radiologo a Soveria, abbiamo fatto un'esposta al prefetto dicendo guardate c'è questa situazione a Soveria. E che cosa è successo? Nessuno si è risposto, nessuno. Il punto è la politica che deve dare delle risposte. Poi magari si arriva alla magistratura. Ma la politica non gestisce la sanità in questo momento. Questo momento non la gestisce perché la gestisce un commissario che è stato mandato. Un commissario che l'ha mandato la politica però. Quindi sembra la suona le zuppe e pan bagnato. Non la gestisce la politica qua, la gestisce la politica a Roma. A Roma, questa La pubblicità tra poco. Bene, allora siamo tornati in diretta. Vado ad Acre dove porterò l'esito di questa trasmissione per i cittadini di Acre. Allora, voi avete presentato un ricorso, no? Sì, noi abbiamo presentato un ricorso come Comitato Ospedale di Montagna Calabrese, un ricorso straordinario del Presidente della Repubblica, potrebbe andare al TAR
perché il sindaco di Arena, che è stato citato nel ricorso dal nostro legale, ha proposto con una formula che evidentemente ha una sua consistenza di essere discusso al TAR. Beh, che dice questo ricorso? Dove poggia la sua valenza questo ricorso? Sul fatto che c'è una disparità di trattamento, una disequità di trattamento tra alcuni ospedali. Per esempio, l'ospedale di Soverato è a 10 minuti da Germaneto, dal più grosso centro ospedaliero calabrese, e rimane come ospedale generale, con la chirurgia generale, con il punto nascita, con l'ortopedia. Gli ospedali di montagna non hanno nemmeno un ambulatorio e sono a un'ora dagli ospedali. Cioè, questo, figli e figliastri. Sì, questo è lo stesso Merito Portosalvo, lo stesso Tropea, l'avvocato ha trovato questi punti in cui agganciarci nell'esequità. Questo dimostra come il commissario non abbia avuto una perequazione sostanziale di quelle che sono le direttive gestionali commissariali, perché se fosse così questi ospedali sarebbero stati ripensionati. Orbene, io non mi auguro che non vengano ripensionati né Soverato, né Merito di Porto Salvo e né Tropea, che facciano la loro continuità come ospedali generali e che facciano quello che vogliono, però io lo trovo profondamente offensivo che un ospedale come Soverato, che è a 10 minuti da Germaneto, venga potenziato ulteriormente, un ospedale come quello di Soveria non c'è neanche un medico per far funzionare la radiologia. Ma, lo trovo sperequativo. Voi pensate che la precedente, come dire, amministrazione regionale abbia penalizzato una certa area a favore di altra o no? Beh, sì, quello senz'altro. Il decreto stesso, il decreto 18, parla chiaro in tal senso. E che poi comunque nella volontà del decreto 9, quello poi firmato da Scura, non è che ci siano stati dei riequilibri in tal senso. Quindi non è che si è pensato di andare ad agire sulle disequità, e da questo nasce anche il nostro ricorso. Perché laddove ci fosse stata, ecco, questa volontà, avremmo capito se non altro che non si trattava soltanto di una mera riduzione dei costi, quindi che l'intervento commissariale, che l'intervento dei decreti non fosse una rimodulazione atta a definire un abbassamento per mantenere una qualità dei servizi soddisfacenti per la popolazione. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione di una sanità offerta in maniera così ingarbugliata, senza alcuna programmazione, e soprattutto una sanità che continua a costare alle tasche dei calabresi. Perché non dimentichiamo che quello che noi non troviamo come risposta nel territorio regionale, e parliamo anche di semplici patologie, non stiamo parlando delle grandi patologie, noi li dobbiamo ricercare altrove, e quindi questo non garantirà mai un riequilibrio dei conti. Quindi fallisce completamente la logica stessa che ha portato al ridimensionamento, al riallocamento, a tutta la logica che sottende praticamente l'azione commissariale, l'azione che è stata voluta dal governo. E infatti lui dice che il commissariamento ci sarà almeno per altri 2 anni. Quindi si stava meglio quando si stava peggio, fammi capire. All'infinito a questo punto, perché crediamo generalmente. Che, già è illogico, perché prerogativa principale della regione, della politica regionale, era dovrebbe essere questa la questione sanitaria, che rappresenta sì la voce maggiore di bilancio, ma rappresenta anche quello che è il valore indicativo della popolazione, cioè ciò che viene richiesto maggiormente dalla popolazione. Se si parla di sanità è una logica, nessuno di noi vuole finire in ospedale, nessuno di noi vuole essere curato, vorremmo star tutti bene, però il problema, si sa, è soprattutto per quelle fasce d'età deboli che possono essere rappresentate dai bambini e soprattutto dalla popolazione anziana, noi abbiamo comunque bisogno di una sanità. La paghiamo come tutti gli altri, però continuiamo a non averla. Oliveri ha detto che lui non consentirà, queste parole sue oggi e mercoledì di sabato scorso, non consentirà che questa situazione andrà avanti. E come fa? E chiamerà a raccolta le forze istituzionali, sociali e politiche di tutto quanto lo schieramento. Che dichiara guerra a Scura. No, vediamo che succede il giorno 17 a Locri innanzitutto, e come si comporteranno a Locri con questa manifestazione, che io la guardo con molto interesse, perché secondo me questo potrebbe essere il là che poi fa nascere altre scintille. Il giorno prima, credo che il giorno prima o il giorno dopo, il sindaco di Reggio Calabria ha convocato l'assemblea dei sindaci. Sì, la conferenza. La conferenza dei sindaci, sì. Perché vuol capire bene quello che accade, potere, anche, cioè voglio dire, potere, sta salendo un meccanismo. Sì, sta salendo un meccanismo
in cui c'è una presa di coscienza, secondo me, di una più di, questo volevo dire sì. nelle domande che ho fatto, sì, 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 più diffuso, diciamo, più ecco, diffuso, questo voglio dire. Una popolazione consapevole, ma soprattutto delle amministrazioni locali che siano consapevoli delle sì. problematiche. E che poi sono, devono essere alla guida. Noi li abbiamo viste un po' troppo prone rispetto a quello che è il potere centrale. Se dobbiamo dire qualcosa delle amministrazioni locali, ma anche regionali, è che purtroppo si è sposata fin troppo questa logica del ridimensionamento come un, fosse un qualcosa di assolutamente ineluttabile, no? Cioè che si sposasse questa idea che il costo andava comunque diminuito senza pensare che ciò avrebbe portato praticamente alla paralisi del sistema, che è quella che abbiamo attualmente. Assolutamente sì. Ma scusatemi, fanno un'iniziativa all'OCSE, un'iniziativa a Reggio Calabria, e il presidente della regione che dice a Filippo nel corso di questo dibattito pubblico, no? Sì, 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 c'erano 400 dice, persone. Non consentirò più che si vada avanti in questa direzione. Ma ho capito, ma tutti contro, contro Scura? È responsabile di tutto? E vabbè, se il commissario certo che è responsabile. E allora, non vedo, e non, vedo chi, se, che non vedo chi debba essere ho responsabile. Ho capito, ma se il governo, se il governo, del governo centrale, se il governo l'ha nominato, la responsabilità è del governo nazionale. Certo, però Scaffidi ha spiegato perché è stato nominato Scura. E l'ho spiegato prima. Siamo lì, è la volontà che è in questo senso, no? Scura fa il lavoro sporco perché per il lavoro sporco è stato mandato, sta facendo il lavoro che gli è stato chiesto. Ho capito, quindi non ne usciamo, voglio fare le iniziative. No, no, le iniziative sono importanti, ma soprattutto quelle che nascono favorite dalla Chiesa, che ha un ruolo molto importante in questo, perché la Chiesa sposa in questo momento i bisogni veri, quelli marginali della popolazione, si rende conto di una popolazione allo stremo, da un punto di vista economico, finanziario e anche da un punto di vista dei servizi, ragion per cui fa bene il Vescovo di Locri a chiamare tutti a raccolta e a favorire forse probabilmente un coraggio che nelle amministrazioni locali non c'è, non esiste, perché poi fondamentalmente si va alla regione o si va al governo a chiedere anche tanti altri servizi, per cui non si è mai purtroppo nelle condizioni di poter fare le forzature. La Chiesa dà una sponda. Da noi, a proposito di Chiesa, c'è stato il Vescovo di Lamezia che ci è venuto incontro durante la manifestazione quando sono venuti 3.000 persone, ma anche abbiamo avuto l'opportunità di avere tra di noi nel comitato Don Giacomo Panizza, che tutti quanti conoscono. Che doveva essere con noi oggi. Che oggi doveva essere con noi, non è potuto venire perché aveva una lezione all'università e quindi non è potuto venire. Allora, siamo in chiusura, Filippo, siamo in, vabbè, alle battute noi finali. Avevamo per alcune puntate messo in secondo piano il problema della sanità, ovviamente invece poi insomma la realtà ci induce a ritornare sempre sulla sanità in attesa che qualcosa possa sbloccare. Noi non è compito nostro dire come si può sbloccare, la realtà è quella che stiamo vedendo anche attraverso le parole dei protagonisti e soprattutto dei territori. I prossimi passi quali saranno? Ma i prossimi passi saranno sempre quelli che abbiamo fatto, non abbiamo fatto mai i prossimi passi, abbiamo fatto sempre passi continui da 8 anni e ogni volta che vediamo le cose che non funzionano le diremo a larga voce. Abbiamo i blog, abbiamo i giornali che ci fortunatamente ci dedicano anche ampio spazio, non c'è stato mai un comunicato stampa nostro che è stato messo da parte sia dalle televisioni, dagli emittenti che dai quotidiani, quindi informiamo sempre la gente perché il problema è di informare. Mi pare che non c'è un'altra strada. No, non c'è un'altra strada. No. Voi continuerete col comitato naturalmente, no? Certo, noi siamo sempre più motivati dal continuare, anche per dare un senso a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni e soprattutto perché riteniamo di essere, e lo dico anche con un certo rammarico, l'unica soluzione o quantomeno l'unica ragione che la cittadinanza vede vicina a sé, vedendo la politica veramente molto distante dalle problematiche. I cittadini vengono da voi, sì. Si lamentano con voi? Continuamente. Chiedono di fare qualcosa, chiedono di intervenire, non le nascondo che anche dall'interno dell'ospedale stesso io più volte sono stato chiamato per risolvere delle problematiche inerenti all'organizzazione dell'ospedale, cioè lì dove mancava l'infermiere per completare il turno, chiamavano me. Ovviamente il ricorso che abbiamo fatto, al TAR è stato frutto di raccolta di fondi popolari che i cittadini ci hanno dato.
E l'altro giorno abbiamo sistemato un marciapiede di 100 metri che porta all'ospedale, che era rotto da 30 anni, l'abbiamo sistemato dai volontari del comitato, l'abbiamo rattoppato e abbiamo fatto il marciapiede liscio liscio perché le persone potessero... Il TAR quando discute? Avete notato? Se il ricorso, se rimane straordinario, il Presidente della Repubblica si va da 180 a 250 giorni e l'abbiamo presentato ad agosto. Se invece va al TAR sono 30 giorni classici. Speriamo che la proposta del Sindaco di Arena venga accolta e che venga discussa al TAR e non in altra dimensione. Va bene. Bene. Noi chiudiamo qui, vi ringraziamo per essere stati con noi, ci vediamo domani, stessa ora, stesso programma. Stesso tema. Non lo so se è lo stesso tema. Non lo so se è lo stesso tema, può darsi anche che ci sia qualche sorpresa. Tu che dici? Sì, possibile. È possibile? Però non diciamo nulla e vediamo. Va bene, grazie, arrivederci, grazie a domani. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci, buona serata.